Bene, allora benvenuti a tutti. Abbiamo il piacere stasera di avere tra i nostri ospiti un fisioterapista molto ben conosciuto al pubblico, ai fisioterapisti, agli ortopedici, ambiente sportivo italiano, che è Todd Ellenbeck. Benvenuto, Todd. You are very, very welcome. Thank you for this opportunity to share some information with you. Thanks, Giovanni. Thanks for having me. Thanks, Giovanni. Thanks for having me. You are very, very welcome, and I hope next time we can invite you personally here in Italy. Stavo spiegando a Todd che spero che nel giro di qualche mese, finita questa situazione così, possiamo avere la possibilità di invitarlo in Italia. Io chiaramente sono in modo particolare per fisioterapia e riabilitazione e per l'ennesima opportunità, e mi piace ringraziare un gruppo importante di sponsor che ci hanno dato la possibilità di questa connessione. Grazie, possiamo partire con il ringraziamento agli sponsor. What is the most valuable What asset is the of most human health valuable care? asset of human health? Clinical expertise. Clinical It's expertise. experience that It's improves experience that outcomes. improves outcomes. Con oltre 25 anni di esperienza, Con siamo oltre presenti in 25 8 paesi, anni oltre 20 di milioni di visite e un milione di appuntamenti ogni anno. Top Doctors le offre un'ampia proposta di servizi per digitalizzare la sua attività medica e migliorare la sua reputazione online. Servizio di telemedicina, appuntamenti online, opinioni dei pazienti, pagamento anticipato e molto di più. Bene, allora ringrazio ancora gli sponsor per questa chance che ci danno di destreggiarci in questo nuovo mondo per noi di tecnologia, che non sempre è così semplice da gestire in modo particolare in questi contatti internazionali. Possiamo to share the screen, andare sullo screen per piacere. Mi piace ricordare le prime interviste che è stata fatta a Jill Walsh, è stata distribuita attraverso l'American Shoulder and Elbow Surgeons Society, che è la società, una delle due o tre società di chirurgia di spalle e gomito più prestigiose nel mondo. Il video è stato distribuito a tutti i soci internazionali di questa società. Quindi ringrazio per l'ennesima volta quelli che sono stati i primi due nostri ospiti internazionali, il dottor Gil Walsh da Lione, e 15 giorni fa, in un ennesimo contatto internazionale, anche non semplice tecnicamente, ma spero che ci spieghi questo, il nostro amico, il dottor Ben Kibler da Lione. Quindi il modo migliore per presentare Todd Ellenbecker è detto da visita. Todd, can you explain us which is the meaning of all these acronyms DPT, MS, SCS, OCS, CS, CS? Ho chiesto a Todd Lembecker, spiega il significato, suo biglietto da visita, e vedete lui ha come sede ufficiale quella di Pontevedra in Florida negli Stati Uniti, come sede ufficiale dell'ATP, e come fisioterapista invece esercita in Arizona. Todd,
Todd, which is the meaning of all these words, please? So Giovanni, it can be very confusing, but the idea is that they are specializations within physical therapy. And in my case, they're in orthopedics. As well as strength and conditioning. Todd spiegando che chiaramente lui è fisioterapista, quindi è laureato in fisioterapia e tutti quei acronimi non fanno altro che testimoniare dei corsi di specializzazione, un qualcosa che noi potremmo chiamare dei master in termini di riabilitazione specifica, in modo particolare nell'ambiente dello sport e in particolare dello sport professionistico. Adesso che è il significato di ATP? Which is the meaning of AT, that is a society you are working for since many years. Which is the meaning of ATP and about what are we speaking about? So ATP, Giovanni, as you know, is one of our men's professional tennis association, and we oversee all of the tournaments in professional tennis for men throughout the world. La WTA in particolare, l'ATP è l'associazione dei tennisti professionisti e Todd Ellenbecker è il vicepresidente della gestione medica di quello che si chiama il Medical Service dell'ATP e della WTA. Sarebbe un servizio medico, un network internazionale del quale io ho il privilegio di parte ormai da 20 anni in Italia, chiaramente come responsabile italiano, però esiste un responsabile della ATP in ogni nazione in cui si giocano i tornei, quindi praticamente in tutte le nazioni. Lui dice questo network particolarmente completo, poi entreremo nel dettaglio. Todd, can you explain how something about how did you decide to become a physio and which is your career and which were the main reason you landed in tennis field? So Giovanni, when I was eight years old, I started playing tennis and then got a degree in physical therapy after I hurt my arm shoulder playing tennis in college competitively. Working for the ATP and working with tennis players at all levels has been very interesting for me. Todd, già da quando aveva l'età di 8 anni, era un tennista professionista, ha giocato ad ottimi livelli e poi presentata l'occasione di entrare nel circuito ATP come fisioterapista per poi fare una carriera prestigiosa che l'ha portato ai vertici di questa piramide di gestione, in un network molto interessante di collaborazione tra i fisioterapisti e i medici. E allora chiedo a Todd che tipo di pazienti lui tratta quando è al di fuori dell'attività sportiva professionistica, se tratta più in modo conservativo o pazienti nel post-chirurgico. Do you work outside of ATP tournament and work in Arizona in your office? Which is the pathology that you treat? The mostly conservative treatment or surgical treatment? Giovanni, about 50-50, so 50% of the patients I see are rotator cuff repairs, arthroplasties, labor repairs, so post-surgical rehab, and about another 50% are overhead athletes with rotator cuff tendonitis, scapular dysfunction, things of that nature, but about 95% of patients are shoulder patients that I see in the clinic. Molto interessante, dice che sono circa il 50% dei pazienti che hanno un trattamento di tipo conservativo e un 50% post-chirurgici. Comunque il 90% dei pazienti che Todd tratta in Arizona, nel suo office, sono dei pazienti di spalla. Questo per l'ennesima volta ci dà una dimostrazione di come ormai stiamo andando verso la super specializzazione. Kevin Wilkes e Todd Ellenbecker negli Stati Uniti sono stati i primi, uno forse più verso il ginocchio e l'altro forse più verso la spalla, mi riferisco a Todd, a dare un esempio di quello che anche gli ortopedici fanno ormai di diverso tempo, cioè si va verso una super specializzazione, visto la complessità anche della tecnologia che circonda ogni articolazione. Ora chiederò a Todd, nella sua pratica quotidiana, quello che è il ruolo della conoscenza, della patologia, della cultura dello studio,
quello che è il ruolo delle mani del fisioterapista sul corpo paziente, quello che è il ruolo delle modalities. Todd, I'm asking you about which is in your everyday practice the rule of your hand, the rule of modalities, and the rule of the culture of studying to be updated. So three different goals. So absolutely, it's a combination of all three. It's a combination of a lot of manual therapy with the patient, manual therapy, manual resistance, and whether it's manual rhythmic stabilization, rhythmic stabilization, modalities such as exercise, resistance, ultrasound, electric stimulation, things like that. Electric stimulation, and then of things course, like that. The academic side, the academic side, staying up on the latest information and techniques through meetings like you put on in Roma, meetings continuing to learn from people from all over the world, try to get better all over the world, try to get better at what we do. Perfetto, Todd ha fatto una sintesi che in pratica è un riepilogo della domanda che ho fatto. Fondamentalmente tutti e tre gli elementi sono importanti, quello di essere update, cioè di essere aggiornati, e l'aggiornamento si ottiene studiando, leggendo i giornali, leggendo le riviste, anche quelle indicizzate, frequentando dei convegni, confrontandosi con i colleghi, e chiaramente la lingua inglese, questo mi permetto di dirlo io, diventa un po' necessità per essere completamente aggiornati. È interessante che negli Stati Uniti, tutto il resto del mondo, anche le modalities, cioè quelli che sono gli strumentari, hanno un ruolo particolare. Per cui non si tratta solo con le mani, non si tratta solo con le modalities, ma ci vuole una cultura e una miscellanea tra mani e mezzi fisici. Ora chiedo a Todd un altro aspetto che noi abbiamo stressato molto in questi ultimi mesi: qual è il ruolo di equip nel trattamento del paziente? Todd, which is the role of the equip? I mean the interplay with the physiatrist, doctor, with medicine doctor, with orthopedic surgeons? Do you think the teamwork is one of the main points in your job, or do you think that is relatively important? I think it's critically important, Giovanni. I've had a great career with doctors like you and Dr. Kibler, Dr. Andrews, many famous doctors who sent patients, doctors, and I've learned so much about medicine surgery by working with physicians. And I think it's really teamwork. So working together with the doctor, understanding the surgery, and working together with the patient that can ultimately give us the best result. Quindi è interessante, Todd, che comunque mette al centro dell'attenzione del paziente, cura del paziente, quindi, ed è giustissimo, questo fondamentalmente centrale, intorno alla figura centrale del paziente ruota il fisioterapista, l'ortopedico, il medico dello sport, che devono comunicare, ma molto importante quello che ha detto Todd, devono avere un overlap culturale, cioè devono venire da una cultura comune che poi chiaramente si è ramificata nelle diverse super specializzazioni, sempre nell'ambito della spalla, intento in senso fisiatrico, in senso chirurgico, in senso sportivo, quindi il teamwork è estremamente importante. Torniamo adesso a fargli a Todd una domanda nel tennis, che è un po' il suo zoccolo duro, quindi gli chiederò come è entrato nel mondo del tennis come responsabile ATP e che ruolo ha avuto nella sua carriera Ben Kibler. Todd, going back to the tennis, can you explain us exactly how did you get into the ATP society and which is the role of Ben Kibler in your job? I got started with ATP by working with them ATP locally here in Arizona, Bill Norris, and I met the Bill original Norris, trainer for the ATP. Bill was very kind to me, and helped me get started in tennis, and he introduced me to Ben Kibler. And I've learned very early on that Ben was a very special surgeon and a very special doctor to be able to care for individuals with shoulder and elbow problems and the kinetic chain. And so we continued to work for many years with research and education and things of that nature. Norris, che è un fisioterapista storico negli Stati Uniti, che ho avuto il piacere di conoscere, mi ricordo che usò un termine simpatico, mi ha svezzato i primi anni di internazionale a Roma, quando io mi trovavo
di fronte dei campioni storici, Agassi come Sampras, e poi Federer, è stato un uomo che ha introdotto nell'ambiente sportivo ad alto livello, ma in modo particolare Todd Ellenbecker, lavorando prima localmente in Arizona e poi passando una serie di selezioni fondamentalmente stampo, anche gestione non solo medica ma anche interpersonale con gli atleti, che è estremamente importante, ha indirettamente passato una serie di selezioni per poi fare questa scalata nell'ambito di PIP. Ora chiedo a Todd com'è organizzato il medical service tennistico nel mondo. Todd, can you explain us in few words about the organization? I mean the national organization of the ATP medicine around the world. I mean about doctors, local or also if there are trainer and physio from ATP. So, Giovanni, the medical services at ATP is comprised of 22 physios like myself that travel around to tournaments and are involved in treating the players at a very high level. We do prevention work, which I'm primarily involved with, the prevention physicals, giving exercise programs and prevention for players, as well as physios that actually do day-to-day treatment of our athletes at tournaments. And at each tournament, we work with special physicians, our tournament physicians, like when we're in Rome, we work with you, and we have physios like Pier Giorgio and others that we have gotten to know, Uli and some of the other local physios that work in Italy that actually help us at the tournament. So it's a combination of our staff, our tournament physicians, and local physios that help us out at tournaments all over the world. Interessante, perché l'osservazione che fa Todd indirettamente è che il tennis comunque è diverso dal calcio. Mentre il calcio gioca al medico della squadra, che può essere l'ortopedico piuttosto che il cardiologo, che anche loro fanno un lavoro di team e seguono loro la squadra sia a casa che fuori casa, un team di questo tipo per i tennisti che settimanalmente nel mondo sarebbe fondamentalmente impossibile. Quindi l'ATP come si è organizzata? Ha 22 fisioterapisti di eccellenza, di cui il capo è Todd Ellenbecker, che si distribuiscono il lavoro intorno al globo, e due o tre di questi fisioterapisti a ogni torneo, a Roma, a Wimbledon, a Roland Garros, gli Open d'Usan, vanno e sono coadiuvati da un medico locale, per esempio nel caso di Roma il dottor Di Giacomo, coadiuvato da due o tre fisioterapisti di eccellenza che sono locali, tipo Pier Giorgio Luciani a Roma, ma aiuta da tantissimi anni. Quindi è un lavoro locale e internazionale. Un'altra volta si esalta il concetto di team, ed è interessante che loro una volta all'anno fanno sia per i fisioterapisti che dei medici dei corsi di aggiornamento, che hanno di valutare singolarmente lo stato di salute dei vari giocatori, e hanno un'azione di tipo non solo terapeutico ma preventivo. Ed è importante che ci sia uno schema terapeutico uguale in ogni nazione, perché il giocatore che sta a Roma e ha un problema tendineo dopo 7 a Parigi, Londra. Quindi ci deve essere un network che si interfacci chiaramente con una certa assiduità e sia in grado di seguire con la stessa filosofia le patologie di questi tennisti. Todd, ora chiedo a Todd quali patologie più frequenti nei tennisti professionisti e quali sono le patologie più frequenti invece nei tennisti non professionisti, se esistono mai delle differenze. So I'm going to ask you about which are the most frequent injuries high level tennis athletes when we come with no professional tennis like you. So some very big similarities are present between the professionals and recreational players. But on the ATP Tour, as I mentioned, we have 22 physios from all over the world, from Argentina, from Australia, from all over Europe, specialized in the treatment of these injuries and evaluation. And what we find from doing statistics is that we've learned that the number one area of injury in our ATP players is the low back, followed secondly by the shoulder and foot and ankle. We see many, many injuries to the shoulder and also the foot and ankle because of all the movements in tennis. We also see very few elbow injuries, relatively speaking, in the elite professional. However, in recreational players, we know that the shoulder and elbow is a very frequent area of injury, likely because the recreational player doesn't have as good a technique as the professional player. So if there's a big difference, I'd say the recreational player has more elbow injuries than the professional, and the professional has more low back and shoulder injuries.
e diciamo, riassunto breve, le patologie più frequenti sono low back, cioè la schiena, poi la spalla, il piede e il collo piede. Questo nei professionisti. La frequenza più o meno è la stessa anche non professionisti, con una grossa differenza che avevamo già notato alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, che nei atleti di alto livello è raro, non che non sia possibile, mi viene in mente Djokovic, però è raro che ci sia una frequenza elevata di patologie di gomito. Sono le patologie di gomito invece più frequenti nell'atleta della domenica, nell'atleta ricreazionale. Perché? E questo ci interessa poi per introdurre il concetto delle catene cinetiche, perché il giocatore non professionista ha un gesto atletico che non è retto. E quindi articolazioni che tendono a compensare di più le defaillance biomeccaniche del gesto atletico sono proprio la spalla e il gomito che si sovraccaricano. Non ha patologie frequenti nei tennisti del circolo, sono sindromi da sovraccarico a carico della spalla e a carico del gomito. Ora chiedo a Todd proprio l'importanza del gesto atletico e proprio della catena cinetica. Todd, I agree completely with you that one of the main reasons that the most frequent pathology in non-professional tennis player are located in the shoulder and in elbow is because there is no good gesture of the tennis player when he's not professional. So I think that is something that we can call a breakage of the kinetic chain. Can you have something about a good kinetic chain or kinetic chain, which is a failure of the kinetic chain? One moment. Sto chiedendo a Todd se anche lui pensa che una causa delle problematiche della spalla e del gomito sia proprio la non corretta esecuzione del gesto atletico che porta a un'interruzione della catena cinetica, che invece è normalmente fluente ed è un giocatore professionista che chiaramente da anni si è dedicato a eseguire un gesto sportivo corretto. Can you answer, Todd? Sure, Giovanni, and your videos really help us all as physios and doctors to understand biomechanics. For years and years, I've seen the great videos, and they have really helped us to understand these things. And so when we think of the kinetic chain, one of the two of the most important things are the use of the legs and the trunk or the torso. And you can see in these videos how important the drive, we call it leg drive, the drive from the legs off the ground is so important, as well as the rotation of the lower body, or basically rotation of the lumbar spine and the trunk in general. Those are the two things. And when we see the breakage in recreational players, we see that these players use their arm too much and they don't use the legs or the trunk enough. Ben Kibler teaches us that 54% of the energy comes from the legs and the trunk. And so when you don't do that, whether you're throwing a baseball, as you see the video here, or when you're hitting a serve or hitting a forehand, water polo shot, it's very, very important that you use the trunk and the lower extremities. The kinetic chain is so critically important. Becker, io sto facendo passare dei video del tennis, dei video del baseball, della pallanuoto, ma in modo particolare nel tennis e nella pallanuoto, nel tennis e nel baseball, il 50% circa dell'energia viene trasferita dagli arti inferiori agli arti superiori. Proprio si chiama il trasferimento dell'energia in senso prossimo distale. Gli atleti professionisti, come vedremo nella mia relazione fra un minuto, riescono a fare questo trasferimento che è un insieme di coordinazione. Mi piace molto parlare di controllo neuromuscolare, di parlare di propriocezione. Riescono a trasferire, a sfruttare al meglio questa energia che viene trasferita dal basso be verso l'alto, chiaramente arricchendosi di leve vantaggiose di controllo muscolare. Negli atleti, come dicevo prima, invece, che non fanno un buon gesto atletico, la spalla, in particolare il gomito, ma la spalla in particolare, che è l'articolazione più mobile del corpo umano, riescono a compensare, quindi sono sovraccaricate. Vedete bene in questa immagine sulla destra, adesso è l'atleta come ruota il busto, ma io voglio focalizzare nella relazione che faccio adesso il ruolo della catena cinetica. Però prima di questo devo fare un'altra domanda a Todd che è molto interessante. Gli chiedo il ruolo delle pubblicazioni e voglio chiedere a lui se esistono pubblicazioni più importanti,
pubblicazioni meno importanti e che cos'è che discrimina una pubblicazione più importante da una meno importante. Todd, I am going to ask you about something very similar I asked you 5 minutes ago about the culture. I know that you are a very strong, a very good leader. You like and you enjoy yourself. And you spend a lot of time to write papers. And you write papers not only for yourself, but you write paper for the scientific society. And I can say because all your papers are published very important international journals that are recognized. Can you explain us which is the rule of the journal and if there are more important or less important journal can that can give and lead much more importance to a paper respect to another one? Yeah, Giovanni, that's a very, very good question, particularly now when there are so many journals that are available on the internet, and I think it can be very confusing for professionals to know what journals are best. First and foremost, just like you, Giovanni, I always try to publish in what are called peer-reviewed journals. That makes it much more scientific. It gives greater value to the actual publication. And so in my career, I've looked at journals like the American Journal of Sports Medicine, Sports Health, JOSPT or Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, special journals that actually deal with specific areas of orthopedics and sports medicine and are peer-reviewed. So the peer-review is really important. Peer review is really from good reputable sources. Importantissimo perché nella pratica di tutti i giorni, parlando tra ortopedici, tra fisioterapisti, tra varie discipline, si dice ha detto, ha scritto, hanno scritto, ecco, è tantissima la parola che ha usato Todd Ellenbecker, peer review. Che cosa vuol dire? Se io ho un'idea, se io voglio fare uno studio, lo devo fare seguendo delle caratteristiche particolari che riguardano il metodo, che riguardano la statistica, devo seguire un iter particolare, ma non basta scrivere l'articolo. Una volta che noi abbiamo scritto l'articolo, lo mandiamo a un giornale importante. Il giornale importante ha dei review, normalmente sono tre, che sono super specializzati nell'argomento. Cioè, se io dovessi scrivere un articolo sull'instabilità di spalla, io scrivo un articolo, ci impieghiamo circa 6-7 mesi, dopodiché lo mandiamo al Shoulder Journal, che lo fa vedere a tre review, che lo giudicano e dicono se è accettato o non è accettato, o se bisogna fare delle revisioni. Tutto questo meccanismo può durare anche un anno e mezzo. Alla fine voi capite che se un lavoro di questo tipo viene accettato, è accettato dalla comunità internazionale, quindi ha un valore e può essere preso come riferimento. È diverso quando invece si scrive un lavoro che è pubblicato con una certa facilità, perde chiaramente di potere scientifico. Quindi è sempre importante, per quello che mi riguarda, aggiornarsi su riviste indicizzate che abbiano quindi un ruolo culturale importante, chiaramente perché si avvalgono review che sono esperti. Thank you for your answer, Todd. Jan, now I go back to the energy, and you said that the energy is very important because there is a flow of energy from proximal to distal in the throwing motion. Please, 6-7 minutes, I give a talk to explain how the biomechanics behind transferring energy. Ok, Todd? Ok, perfect, adesso io vi rubo 5 minuti. Thank you, Todd. Io vi rubo 5 e penso che sia molto importante il messaggio che ha dato Todd, che ha dato Kibler, che si è divertito in modo molto sportivo, quello che ci ha insegnato Ben Kibler a me e a Todd Ellenbecker, e come chirurgo io a non guardare solamente l'aspetto chirurgico, ma e dire, come fanno ormai tantissimi chirurghi, per fortuna anche in Italia, a capire la causa della malattia. E questo è verissimo negli atleti di lancio, mi riferisco al baseball, alla pallavolo, alla pallacanestro e al tennis, per esempio, cercare di capire come avviene il movimento. Quando noi parliamo di dolore alla spalla, il dolore sì, è localizzato alla spalla, ma il colpevole è essere localizzato in un altro distretto, in un altro anello di una tecnica complessa. Quindi è importante studiare la spalla, ma mi viene sempre un po' fare il paragone all'equilibratura, alle convergenza e le gomme.
Cioè, noi vediamo le gomme di un'automobile che si consuma, però sappiamo nella nostra cultura che spesso le gomme si consumano perché c'è un'equilibratura, una convergenza che non funziona bene. Quindi noi dobbiamo capire che cosa non funziona nell'anello complesso della macchina, in questo caso equilibratura e convergenza, prima di cambiare le ruote. O se cambiamo le ruote dobbiamo correggere l'equilibratura e la convergenza. Quello che ci è stato insegnato è sì studiare con l'imaging, studiare con la radiografia, la TAC, la risonanza, l'anatomia della spalla, la cuffia dei rotatori, i terzi, i legamenti, le borse, tutte queste cose, però non fermarsi solo al trattamento riabilitativo o chirurgico locale, ma cercare, e non è facile, cercare di capire, e questo è molto vero negli atleti professionisti da lancio, se c'è un anello distante dalla spalla che non funziona bene, per cui la spalla è costretta a compensare in termini di forza e in termini di movimento. Si chiama il meccanismo del catch-up. Molto chiaro è questo video che state vedendo, tendenzialmente gli scienziati studiano proprio sui giocatori di baseball. Vedete, questo è un mancino di Matod, leg drive e la gamba destra, back leg drive e la gamba sinistra. In questo momento la gamba destra si appoggia al terreno. Attenzione, adesso focalizzeremo proprio l'attenzione, cercherò di farvi capire perché studiamo i professionisti per applicare poi le tecniche riabilitative chirurgiche e le studio etiopatogenetico un po' come fanno i meccanici della Ferrari per poi applicare tutte le innovazioni alle macchine che gli utenti normali come noi usano. Quindi è importantissimo studiare il gesto esatto del professionista. Quindi parliamo, cerchiamo di capire in termini di biomeccanica, non è facilissimo, come si trasferisce l'energia basso verso l'alto. Quindi è un flusso di energia, sapete che l'energia non si crea, l'energia si trasferisce. Il concetto più importante è la stabilità. Mettere il fermo, essere stabile. Voi provate a immaginare di lanciare una pallina mentre correte sul ghiaccio, avete instabilità, l'energia non viene trasferita. Voi quando lanciate una pallina cercate la stabilità negli arti inferiori. Questo diagramma, vedete una palla da tennis, un braccio AF e un braccio FP. In mezzo abbiamo un muscolo che è 50 newton. AF e FP sono lì, i muscoli contrattivi. E la pallina va a 50 newton, viene una forza di 50 newton. Il muscolo però è 100. Se io ho la capacità di bloccare, cioè di creare una base stabile, cioè blocco B, tutta la forza, i 100 newton, vengono applicati alla pallina che andrà più veloce. Quindi vedete già da un esempio estremamente semplice, che poi la realtà biomeccanica è molto più complessa, però può essere capita anche con esempi estremamente semplici, io cercare la stabilità. Essere, come vedrete, il piede sulla terra. Quindi la stabilità è la prima che andiamo a rivedere. Guardate bene questo filmato, si tratta di un atleta pronista, left-handed, che è sinistro, è mancino. Vedete la leg drive, la gamba che guida è la destra, però la sinistra è trasferita il peso e l'energia dalla gamba sinistra alla gamba destra. Guardate bene, quindi c'è stata prima la gamba sinistra piegata, poi scesa, ha trasferito tutto il peso alla gamba destra che viene a contatto col suolo. È una reazione, ground reaction force, una forza che non va solo dal piede verso il terreno, ma dal terreno attraverso il piede tutto il corpo. Attenzione, questo è importantissimo, il concetto di forzazione. Cioè il piede si appoggia al suolo, ma c'è una forza, vedete bene, la freccia rossa che va dal piede attraverso. Vedete bene questo concetto. Torniamo alla parte superiore. Vedete il nostro arto A e B e il muscolo che deve lanciare la pallina. A, per muoversi correttamente, deve avere B stabile. Ed è per, quindi ricerchiamo la stabilità. Però vedete che B a sua volta deve essere stabile rispetto a C, altrimenti succede un qualcosa di questo tipo. Ma C deve essere stabile rispetto a D, D deve essere stabile rispetto a E, e E andrà a ricercare la sua stabilità nel piede che sta fermo in modo stabile sul terreno, che quindi garantisce sia la stabilità, ma allo stesso tempo una forza, un'energia che attraversa il piede e la gamba e arriverà, vedremo come, fino alla pallina o alla racchetta.
Quindi vedete come stiamo introducendo il concetto di catena cinetica. Ecco perché il termine di controllo neuromuscolare è proprio eccezione, perché tutto questo avviene in un modo fantastico, in un modo armonico, che è proprio il corpo umano. Quindi questa è la catena cinetica. Kibler ha introdotto proprio il cello di inverted funnel, l'imbuto invertito. E come diceva Todd Ellenbecker, l'energia viene trasferita e la forza viene creata dagli arti inferiori, che sono più pesanti ma anche più muscolosi, per poi trasferirli verso l'alto negli arti un po' più leggeri, attenti a cosa sto dicendo, un po' più leggeri, un po' più corti. Questo è importantissimo. Quindi c'è un trasferimento, come vedremo, di energia dagli arti inferiori agli arti superiori. Però per capire in modo intelligente tutto questo dobbiamo fare un piccolo studio di biomeccanica. Cioè il tennista forte, il giocatore di baseball, che la prima cosa da fare è lanciare la pallina nel modo più veloce possibile. Perché per esempio nel tennis, lanciando la pallina in modo veloce, noi mettiamo l'avversario in difficoltà. Poi ci sono tante sfumature, però dobbiamo essere pratici. Quindi uno degli scopi degli sport da lancio è andare veloce. La velocità della pallina si chiama velocità lineare. È proprio come la velocità di una macchina che va dritto. Questa si chiama velocità lineare. La lineare è data da due fattori. Dal raggio, cioè dalla leva che rilascia la pallina, che può essere il braccio, nel caso per esempio del tennis o del baseball, e dalla velocità angolare, cioè dalla velocità angolare del braccio stesso. Maggiore è la lunghezza del raggio, vedete bene la formula, maggiore è la lunghezza del raggio, che è questo rosa, ve la faccio vedere bene, maggiore la lunghezza del raggio, maggiore sarà la velocità angolare. Maggiore è la lunghezza del raggio, maggiore sarà la velocità lineare. Maggiore la velocità angolare, maggiore sarà la velocità lineare. Quindi noi abbiamo un trucco per aumentare il raggio e per aumentare la velocità angolare, per avere la migliore velocità lineare. Guardiamo bene questa foto. Il raggio è facilissimo. Guardate bene, l'atleta qualche millisecondo prima di rilasciare la pallina estende il gomito, cioè passa da un raggio di 35-40 metri a un raggio di circa 45-50 centimetri. Quindi è facilissimo, basterebbe dire all'atleta qualche secondo, millisecondo prima di rilasciare la pallina devi estendere il gomito per avere un raggio lungo. Vedete che maggiore il raggio, maggiore sarà la velocità lineare. E questo è facile. Quindi uno degli obiettivi l'abbiamo già raggiunto, cioè avere un raggio lungo, estendere il gomito. Ma la velocità è un po', ma ci riusciamo insieme. Guardate bene il nostro amico piega la gamba, quella rossa, spinge il corpo in avanti con la gamba destra, tocca il terreno e si ha quella famosissima ground reaction, cioè l'energia, questo contatto, una forte energia che dipesa molto dal peso ma anche dalla forza che è stata applicata al corpo. Questa energia viene trasferita dal basso verso l'alto nel corpo, che noi chiamiamo A, B e C. A è il bacino, B è il torace e C sono le braccia. Ok, questo per essere semplici, per farvi capire una biomeccanica che potrebbe essere complessa. Allora guardiamo bene questo. Noi abbiamo applicato al sistema, cioè al corpo A, B e C, una certa energia dovuta alla gamba che si è appoggiata sul terreno. Questa energia si chiama momento angolare, cioè tutta questa energia che va nel corpo, che noi abbiamo chiamato sistema A, B e C, questa energia viene divisa tra velocità angolare, massa e raggio. Quindi questa energia che è applicata al segmento A, B e C sarà divisa tra la massa, cioè il peso dell'insieme A, B e C, il raggio, che si trova più o meno a metà di B, e l'angolare. Che cosa ne deriva? Che se noi con qualche stratagemma, ed è più importante la figura del fisioterapista, che per me deve sapere queste cose, e fra un po' capite perché. Se con qualche stratagemma biomeccanico, che qualcuno geneticamente ha in si riesce a ridurre la massa
e si riesce a ridurre il raggio, aumenta la velocità angolare, che era il secondo parametro che noi volevamo fare. E come? Guardate che è facilissimo. Guardate che cosa si fa. Qui noi blocchiamo, in realtà i segmenti vengono rallentati. Allora abbiamo il nostro soggetto che lancia la pallina. Questa è la gamba, tutta l'energia va a B e C. Adesso A, B e C è carica di energia. Ok? Tutta divisa però nella massa A, B e C e nell'altezza A, C. Se noi siamo in grado di isolare A, che è molto grande, con una contrazione della catena cinetica posteriore, una contrazione eccentrica, ecco perché è importante la contrazione eccentrica, noi escludiamo A e tutta l'energia è concentrata in B e C. Poi sempre con la contrazione eccentrica abbiamo B e tutta l'energia è concentrata in un segmento piccolo, corto e leggero e tutto va a vantaggio della velocità angolare. E voi capite da questa figura finale che cosa fa l'atleta. Guardate il nostro lanciatore mancino, gamba posteriore, gamba anteriore, energia attraverso il corpo e lancia alla perfezione, è una sincronia perfetta. E l'atleta che cosa fa per raggiungere questo scopo? Rallenta la catena cinetica posteriore, l'energia va in segmenti, guardate che lui tiene qui, corti e leggeri, l'avambraccio e il braccio, addirittura lo piega in modo che è più corto, quindi prende, essendo corto, tutta la velocità angolare, ma quando ha raggiunto la maggior velocità angolare stende immediatamente il gomito per avere il raggio. Raggio per velocità angolare, miglior velocità lineare. Questo è un trucco che i campioni hanno nel loro genoma. Grazie. Todd, I think a leader, you know that I think that this kind of talk is important for the physio, for the doctor, because for me is one of the key to avoid surgery in many patients, especially high level athletes, and sometimes after surgery they don't go back to the previous level, and also to have a good program of rehabilitation and prevention in our athletes. Sto sottolineando un aspetto che queste sono le basi che servono per me non solo ai fisioterapisti, ma anche ai chirurghi, per cercare di evitare, quando è possibile, una chirurgia negli atleti di alto livello, perché non sempre questi atleti che vengono operati per problemi tendinosi, legamentosi, si tornano a giocare, ma non sempre le percentuali di ritorno al livello precedente sono eccetera. Quindi cercare di capire quali sono gli anelli della catena cinetica che non funzionano, cercare di prevenire, quindi di dare un movimento corretto in modo che ogni articolazione faccia il suo ruolo e nessuna, mi riferisco al gomito, alla spalla, venga sovraccaricato, per me è un ruolo importantissimo degli ortopedici, dei fisioterapisti e chiaramente di tutti gli specialisti che lavorano nel settore dello sport. Can you comment my talk about transferring energy from proximal to distal and how much this is important in prevention of overhead athletes? Absolutely, and you summed it up with amazing videos as you always do, Giovanni. It's just we have to realize how important this transfer of energy is, and I'll share a very short story, Giovanni, that you can translate. That we had a patient just 2 days ago in the clinic, a young tennis player who came in with lateral elbow pain when she serves, so pain on the lateral aspect of the elbow. And when I did the clinical exam of the elbow, there was very little wrong with her elbow. She had no instability. However, when I went to test the strength of her shoulder muscles, the posterior cuff, she was basically 4-5, or very, very, very weak of the rotator cuff and scapular muscles. And so when she would serve and she would try to serve, she would have lateral elbow pain, not because there was a load to the elbow, but because there was no ability of transferring the force through the shoulder. She didn't have that ability. And so by treating her and putting her on a program of exercises for the posterior cuff and scapula, we're able to address the elbow pain. And we see that very, very often in both high level professional players as well as lower level recreational players as well. Importantissimo, ritorniamo al ruolo delle catene cinetiche. Parlava di una paziente che avevano proprio pochi fa nel loro office, che si è rappresentata con quella che noi chiamiamo un'epicondilite. Noi sappiamo che noi ci focalizziamo a trattarla molto spesso, ahimè, noi ortopedici per primi,
addirittura a volte si fanno delle infiltrazioni di cortisone, si possono fare, si fanno delle infiltrazioni di PRP, si fanno delle infiltrazioni di acido ialuronico, ma il messaggio che ha dato Todd è importantissimo. Cioè il gomito in questo paziente, per esempio, ma per me non in pazienti, ha pagato scotto di una defiance, di un deficit di forza della cuffia, quindi riferito al sovraspinato, infraspinato e piccolo rotondo, e un'instabilità scapolo-toracica, dando non solo localmente il gomito, ma tutta la catena cinetica, il paziente nel giro di qualità è migliorato. Quindi questo ci dimostra anche come gli esami, quando si parla di epicondiliti, non devono essere localizzati solo a livello del gomito, ma bisogna cercare quegli anelli della catena cinetica che sono in defiance, e non è semplice, nel modo più assoluto, ci vuole veramente tanto studio, tanta applicazione. Ora chiedo a Todd, piuttosto che fargli fare delle relazioni, perché l'ora è tarda e fra qualche minuto chiuderemo, siamo un po' tutti stanchi, chiedo a Todd qual è l'importanza della capsula la posteriore negli overhead heart, una patologia che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni fa molto discutere. È una patologia o un qualcosa di normale, la contrattura selettiva postura inferiore? But I'm going to ask you about the GIR, glenohumeral internal deficit. Is the humeral internal deficit dominant harm, something that is normal in overhead heart rate or something that is pathologic? And which is the cutting edge between normal and pathology? That's a wonderful question, Giovanni, both you and I and others, Dr. Kibler, have studied, Kevin Wilk, others in our profession have studied for the last 10 years to try to understand better. And what we're finding out more and more is that some loss of internal rotation in a dominant arm of a thrower is normal. It is not necessarily pathological. It's a normal adaptation. The athlete will have more external rotation but less internal rotation. And I think the most important concept that we've learned is that of total rotation, where we add internal and external rotation together. And that value from external and internal rotation, or total rotation, should essentially be the same from one side to the other in most overhead athletes. Che quando si perde della rotazione interna, per esempio in abduzione rotazione, di 15 gradi, ma questo deficit si recupera esterna, quindi il total arch, l'arco totale comparato con il controllato rimane lo stesso, perché si perde ma si guadagna in extra, non è patologico. Invece esistono delle discrepanze, si riduce a causa dell'intrarotazione l'articolarità normale sommata di intra e di extra rotazione, si entra in patologico. Which is in a pathologic GERD your preferred treatment? Sto chiedendo a Todd qual è nel GERD patologico trattamento specifico di elezione. Which is the specific treatment that you use athletes to treat the GERD? So we find that some of the best methods, Giovanni, are doing both the cross arm stretch with scapular stabilization, as well as the sleeper stretch, or if a therapist can assist and do internal rotation by stabilizing the scapula, work on specific internal rotation. Whether they do static stretches or they do contract relax, both methods are very effective. But we find that both working on cross arm adduction, range of motion, and internal rotation, that helps to address the posterior capsule and the posterior muscle tendon units, which are the reason for GERD. Todd, can you hear me? Yes, I can, Giovanni. Yes. Okay. Yes, I can, Giovanni. Okay. Yes. Todd spiegava che il modo migliore per prevenire il GERD patologico è quello di fare il cross chest test, lo stretch, tutti gli esercizi,
di stretching capsulare posteriore che sono mirati allo stretching solo della capsula ma anche delle fibre muscolari. So tell your thought is that the GERD, the pathologic GERD, is because not only the contractor of the capsula but also because contractor of infraspinatus, isn't it? Absolutely. We didn't always understand that, but now we think that the shortening of the infraspinatus plays a very big role in the temporary loss of internal rotation. And I might add that that's modifiable. That's very different than the classic GERD, where it's from retroversion of the humeral head, that bony adaptation. Physios, doctors, we can't change the bony adaptation, but we're able to do stretching to address the tightness of the posterior muscle tendon unit, the infraspinatus, the teres minor, those muscles. Un discorso molto interessante perché è un discorso questo del GERD, perché molto pare nei giovani atleti il GERD è dovuto a un aumento di retroversione dovuta al gesto atletico. Invece il GERD temporaneo può essere dovuto non tanto solo a una contrattura capsulare posteriore, ma a spessimento del cuore rotondo e dell'infraspinatismo che si chiama ixotrofia, e questo è temporaneo, quindi con degli esercizi di stretto il fisioterapista risolve non tanto la contrattura capsulare ma questo fenomeno che sottolineo si chiama di ixotrofia. So the last questions that I to do to you, because I know that if you are going back to work, because in Arizona now I think is more or less 1-2 p.m. Is there a relationship between the strength of internal and external rotation? Which are the strongest muscles, and which is the normal ratio between internal and external? And if there is some special tool, some special method to measure strength of this? So Giovanni, we call that the external to internal rotation ratio. And in my opinion, and the opinion of many, it is probably the most important muscular strength measurement that we can look at. And I'll stop for translation, but the idea is that external to internal rotation is about 66%. So the external rotators are about 2/3 as strong as the internal rotators. Internal rotators are stronger. Ok, i rotatori interni chiaramente sono più forti perché sono formati chiaramente, hanno la forza di circa il 60% in più perché sono formati dal sottoscapolare, il grande, il latissimo del dorso, il grande rotondo e il gran pettorale, mentre gli extrarotatori, sapete, sono piccolini, sono l'infraspinato e il piccolo rotondo, quindi mantenere un equilibrio tra questi due gruppi muscolari è estremamente importante. Ci sarebbe chiaramente da parlare ore. Mi è dispiaciuto per questa situazione di non poter invitare fisicamente Todd a Roma, perché so che è un grosso amante della cultura dei fisioterapisti italiani e romani che lui conosce. Tutti gli italiani, chiaramente dagli ortopedici ai medici dello sport, agli ortopedici, sono benvenuti in Arizona, questo lo dico a nome di Todd, e io spero di averlo nuovamente ospite, perché negli anni ha riempito di centinaia di appassionati, non li definisco né medici né fisioterapisti, perché siamo degli appassionati della spalla, il nostro Serafico. So Todd, I give you the opportunity to go back to stretch your patients, and I invite you to come in Italy as possible, to invite you again in the Serafico with 100 people sharing experience with you and having a nice dinner in a good restaurant. Thank you for your kindness. No, thank you. I appreciate it. Thank you very much, Giovanni. It's always great working with you. You do a tremendous job, and it's just tremendous honor and privilege to work with you and be part of this great interview. So thanks so much. Thanks to everybody for listening, and have a great rest of the day. Thank you very much. Grazie molto. Ciao, ciao. Ringraziamo gli sponsor, per favore, Gianluca. Ciao, Giovanni. Ciao, Todd. Io ringrazio chi ci ha seguito fino adesso, ringrazio il gruppo Fisioterapia e Riabilitazione, ringrazio tutti i tecnici che ci hanno assistito in questa non facilissima connessione, e sicuramente ci vediamo fra un paio di settimane, questa volta con una squadra tutta italiana.
Con oltre 25 anni di esperienza siamo presenti in 8 paesi, oltre 20 milioni di visite e 1 milione di appuntamenti ogni anno. Top Doctors le offre un'ampia proposta di servizi per digitalizzare la sua attività medica e migliorare la sua reputazione online. Servizio di telemedicina, appuntamenti online, opinioni dei pazienti, pagamento anticipato e molto di più. Most valuable asset of human healthcare. Clinical expertise. It's experience that improves outcomes. Buonasera a tutti, purtroppo questa sera internet non ci ha aiutato in questo che doveva essere un appuntamento straordinario sul gruppo di fisioterapia e riabilitazione, Todd Ellenbecker che è un ospite davvero eccezionale. Permettetemi di ringraziare i nostri patroni di casa, di portarvi il loro saluto, Marco Musorrofiti e Enrico Maria Mattia che sono le due colonne portanti di questo gruppo. Questo gruppo di fisioterapia e riabilitazione che nasce con lo scopo di condividere, di informare, di formare con occasioni come queste, tutte le figure che ruotano intorno al mondo della riabilitazione. Oggi parliamo di team riabilitativo che prevede una conoscenza trasversale a 360 gradi del lavoro di tutti noi, quindi fisioterapisti, ortopedici, fisiatri, radiologi, osteopati, laureati in scienze motorie, siamo tutti i tasselli di un percorso riabilitativo. Ed è quindi importantissimo confrontarci e condividere la nostra conoscenza per avere i migliori risultati con i nostri pazienti. È per questo che ringrazio davvero di cuore il dottor Giovanni Di Giacomo che da sempre si è impegnato per trasferire le sue conoscenze, i suoi studi, la sua esperienza a tutti noi, facendo sì che interventi molto complessi di chirurgia possano essere da noi facilmente compresi. Capire che cosa cambia dopo un intervento chirurgico in termini di anatomia funzionale, di biomeccanica, è per noi di fondamentale importanza e determina se il mio lavoro come fisioterapista sarà un successo oppure meno. E vi ringrazio che siete stati qui in diretta, collegati con noi questa sera e vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.